Invidia e male delle persone non possono attaccarci con questa preghiera a Gesù e Maria. Cari amici di cuore e anime desiderose di pace, benvenuti a questo momento di preghiera e riflessione. Oggi, ci uniamo in un atto di devozione profonda, invocando il santo nome di Gesù e la protezione materna di Maria per difenderci dall'invidia e dal male che possono minacciare il nostro cammino. Condividiamo insieme questa preghiera, sperando che possa essere un rifugio di serenità e forza contro le sfide della vita. Uniamoci nell'amore divino mentre solleviamo i nostri cuori in questa supplica commovente. Recitate queste parole ogni qualvolta vi sentite attaccati da qualcuno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Santissimo Gesù e Maria, in questa umile preghiera ci rivolgiamo a voi, rifugi sicuri del nostro cuore e baluardi contro il male che permea il mondo. Vi chiediamo, con umiltà e devozione, di proteggere il nostro cammino da ogni malvagità e invidia che possa minacciare la nostra serenità. Gesù, nostro Redentore, ti preghiamo di illuminare il nostro percorso con la tua luce divina, scacciando ogni tenebra e proteggendoci dai tranelli insidiosi degli altri. Maria, Madre Celeste, avvolgi il nostro spirito con il tuo manto materno, difendendoci dall'odio e dall'invidia che talvolta si insinuano nella vita quotidiana. Invochiamo il potere del tuo santo nome, Gesù, quale scudo invincibile contro ogni male, affinché la tua presenza sia il nostro rifugio sicuro e la tua grazia ci guidi nelle sfide della vita. Maria, Regina degli Angeli, imploriamo la tua intercessione affinché il tuo amore materno ci protegga da ogni intenzione maligna e dall'invidia altrui. Con il cuore colmo di fede, confidiamo nel vostro amore misericordioso, certo che la vostra guida ci preserverà dal male e ci condurrà verso la via della virtù. Che la vostra benevolenza ci avvolga come un abbraccio amoroso, difendendoci da ogni male terreno. O Gesù e Maria, accogliete la nostra umile supplica e custodite il nostro spirito, affinché possiamo vivere nella vostra grazia e amore eterno. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.